Finalmente Porto d'Ascoli torna alla vittoria contro un Barbara che fino alla mezz'ora della ripresa stava tenendo la gara, poi, come so dire nel calcio, l'Eurogol di Renzi ha sbloccato l'incontro 2-1, 3-1 ed è finita 4-1. Il risultato che il Porto d'Ascoli, nonostante le numerose assenze, mancavano 4 titolari tra squalifiche e infortuni, doveva vincere anche per cercare di ridare un po' ossigeno a questa classifica che un po' lamentava dopo queste ultime il pari col Ciabino, la sconfitta di Tolentino. Quindi è un 4-1 che forse è un po' troppo esagerato per il Barbara, squadra messa molto bene da Ciattaglia nonostante non abbia grandi fenomeni, però insomma ci rendevamo conto come avesse pareggiato col Monte Giorgio 7 giorni fa. Gara che iniziava subito, al terzo minuto il lancio di Rosa per Renzi, ma l'azione si sfumava sul fondo, il diagonale di Renzi al sesto, al settimo il piazzato di Minnozzi colpiva il palo, poi al decimo provava dal fondo Leopardi ma praticamente la sfera andava ancora una volta sul fondo, al diciassettesimo il primo tiro ospite di Marco Carboni andava anch'esso sul fondo, al ventisesimo uno scambio in area molto, molto ben riuscito, Antonelli Renzi che infilava l'uscita del portiere Pretini, al trentottesimo il diagonale di Rossini terminava anch'esso sul fondo, al quarantesimo la respinta di Di Nardo sul palo su conclusione ravvicinata di Cardinali, l'ultima azione al 44esimo ancora di Di Nardo che respingeva su Rossini, quindi il Barbara che anche il primo tempo cercava di pareggiare l'incontro. Il secondo tempo, al sesto la botta di Schiavi sul fondo, al settimo la sola di Minnozzi ancora Pretini in angolo, al nono su corta respinta della difesa del PDA il pareggio di Boschetti che infinava l'incolpevole Di Nardo, al 26esimo il piazzato di Minnozzi, quest'oggi ha provato in tutti i modi il bomber, sfiorava il 7 che fino alla fine ha provato ma non è riuscito a concretizzare la sua classifica. Alla mezz'ora, diciamo in apertura, il raddoppio del PDA, questa palla persa sulla tre quarti dal Barbara, Emanuele Renzi che si incaricava di tirare questo tiro d'effetto apparente ad uscire e infilava l'incolpevole dei Pretini. Dopo due minuti, un'azione che praticamente si svolgeva dall'altezza del calcio d'angolo, anche perché cercava di difendere la sfera a Bucchi, si girava prontamente e cross al centro per Rosa che tra i due difensori centrali praticamente infilava in rete, e al quarantesimo arrivava il quarto gol con Bucchi che anch'esso su cross Leopardi, un calcio piazzato dei suoi, infilava, quindi un 4-1 che forse sì, ridà quel qualcosa di morale alla squadra del Porto d'Ascoli di mister Alfonsi, ma una severa punizione per il Barbara che, ripetiamo, fino alla mezz'ora della ripresa meritava tutt'altro risultato. Certo, certo, ma sono gli episodi. Domenica scorsa siamo stati condannati a un episodio, era un rigore molto dubbio, oggi ce la siamo cercata da solo, cioè siamo andati in vantaggio, poi non siamo stati bravi ad amministrare il risultato. E questa è una vittoria oggi del gruppo, della squadra, perché avevamo un po' di assenze, ma i ragazzi sono entrati, hanno fatto bene, giocavamo con 4 under, eravamo una squadra giovanissima e ci poteva stare che soffrivamo, non ci voleva il gol del pareggio, che eravamo andati in vantaggio bene, potevamo fare anche il secondo gol, poi dopo quando la partita è sull'1-1 loro hanno rischiato anche di fare gol a loro, poi sul 2-1 siamo liberati un attimino mentalmente e poi abbiamo fatto il 3-1 e il 4-1. Anche perché si va a concretizzare questo posto playoff che penso vi spetta di diritto fino a questo momento? Ma fino a questo momento, ma ancora il cammino è lunghissimo, no lungo, è lunghissimo, quindi ogni partita abbiamo visto oggi è difficile, ma lo vediamo dai risultati di ogni domenica, sono risultati sempre sorprendenti e quindi sta stando da lavorare in settimana per preparare bene le partite e dare tutto poi il sabato in mezzo al campo. Assolutamente sì, l'Eurogol è onore al ragazzo perché ha fatto veramente un gol eccezionale, però non ci dimentichiamo che l'Eurogol l'abbiamo regalato noi perché abbiamo fatto una leggerezza sulla tre quarti, ma no, era anche un paio di metri all'area di rigore, incredibile. La realtà è che noi fino al 70esimo credo che abbiamo visto tutti, abbiamo fatto una signora partita dove abbiamo creato pure tanto. E purtroppo però il calcio è questo, poi quello che più mi preoccupa è che non prendi il 2-1, non puoi prendere tre gol in 5 minuti, questo è un... C'è anche l'espulsione di Alessandrini. L'espulsione di Alessandrini è un segnale di carattere che veramente non c'è e dobbiamo trovarlo assolutamente perché altrimenti così non ti salvi. Sì, diciamo venivamo da un periodo di difficoltà dopo la partita di Tolentino, a mio avviso immeritata. Il primo tempo abbiamo giocato un po' sottotono, poi per fortuna è arrivato il gol mio che ha sbloccato un po' il divario tra le due squadre.
Comunque ecco, la sfortuna in questo momento ce l'ha il tuo collega e amico Matteo Minozzi, che non riesce in tutti i modi a realizzare, però i momenti che i bomber attraversano, insomma, sì, nel calcio c'è. Sì, assolutamente, ma lui lo sa che è tutta una cosa di testa. Ma lui si è fissato con quelle scarpe, con quegli scarpini, ha detto che sono quelli, ma è una cosa di testa, deve stare tranquillo perché i gol arrivano, anche perché ti ha visto quanto è forte.